2000, alla fine si parla di 16 anni fa, ma rimadura. Quanto ne avevi nel 2000, quindi, te, scusa? Non si dice, non si dice. Va Ne avevo avuti 17, si è detto 16, 17, insomma, anche 10 ne avevo. Ecco, quindi diciamo che ne avevi anche tre, avevi già vinto sui 3 anni, eri già nella vittoria. Ma poi devo dire, insomma, qui ti faccio un po' tipo, parliamo un po' dei sordi, no? Un po' dei ricordi del passato. Ci sono state queste esperienze anche televisive, diciamo, con uno dei miti televisivi come Paolo Limiti, con questo programma che Sì. si chiamava, Ci vediamo in Ci vediamo in TV. TV, Che esatto. devo dire, lì avevi conquistato sia un po' il pubblico, ma anche c'era Rita Pavone con Con Teddy Reno, Teddy Re, che dal adoro. vivo secondo me devono essere fantastici, no? Sì, molto. Molto, molto semplice, molto alla mano, ma soprattutto è rimasto anche un buon rapporto con Paolo Limiti. Lui è un libro aperto, Sì, guarda, veramente, è una bellissima persona. l'abbiamo avuto come ospite alla radio, no, non nel mio programma, in un altro, devo dire, è stato veramente carino. Poi vabbè, Paolo Limiti piace, alla fine è anche una bibbia della musica Sì, italiana, poi, cioè, nel senso, viene preso molto in considerazione, e questa cosa anche che c'è di te di mezzo, insomma, lo tratta molto simpatica. E poi, Simo, devi sapere, te lo raccontavo anche prima in privato, quindi già lo sai fondamentalmente, vabbè, l'ho detta male, però comunque, stanotte, mentre guardavo Mediaset Extra verso l'una e mezza di notte, intanto che facevi zapping tra i intanto che canali, facevo quelli che non si zapping, possono guardare. sì, tra insomma un canale 8 e l'altro, mi è capitato proprio il momento cruciale in cui viene annunciato Simon nel programma di Tu sì che vale, in cui diciamo hai partecipato Esatto. e sei anche passato. Raccontami un po' te, no, l'esperienza, come ti è presa, come mai sei andato, insomma, com'è Guarda, andata. è un'esperienza che rifarei 100.000 altre volte, perché io sono abituato a lavorare con tantissima gente, a vedere solo teste davanti e non mi faccio tanti problemi, però l'area dello studio, ti giuro, è meravigliosa. No, È una immagino. cosa che va oltre a quello che faccio di solito. C'è tantissima tensione, soprattutto in quel momento che ero, mi si vede un po', chi mi conosce vede che ero stanchissimo perché ero andato giù a Roma alle 9 di mattina, ero pronto e ho fatto il provino alle 9 di sera, Ah, cioè mi ok. stavo addormentando sulla Vabbè, sedia. però dai, un po' anche l'emozione, no? Nel momento in cui ti hanno chiamato, poi. Emozione tantissima, tantissima, Poi devo dirti, veramente. trovarsi davanti anche una Maria De Filippi, un Gerry Scotti, una Mara Veniero, una Belen Rodriguez, insomma, sono anche personaggi, no, che fanno comunque un po', Esatto. anche emotivamente ti mettono un po', non in imbarazzo, magari ti emozionano, non lo so, come si Sì, e dice, boh? poi hai visto che termine mi ha cazziato subito. Sì, quello è Perché... vero, l'ho visto, infatti ho visto un po' la faccia preoccupata, devo dirti, Sì, mentre ma perché cantavo. ho voluto usare con quel brano? Perché ho detto non posso andare a Tu sì che vale se cantare una canzonetta che cantano tutti. O porto una cosa che è mia, che ho fatto io, che va oltre alle solite musiche. Ho portato Nessun Dorma, quindi una canzone importante per chi volesse guardare in YouTube. Cioè, se cliccano Simone 17 ottobre, Tu sì che vale, se mi trovano. E quindi quella Ok. base, quell'arrangiamento l'ho fatto io. E quindi può piacere o non piacere, però l'ho fatto io, quindi ho detto porto qualcosa che posso rischiare che non piaccia o piaccia, però almeno l'ho fatta io. E questo mi pare più che giusto, no? Poi da artista ti dico, cioè nel senso, mi Ma pare molto esatto, logico come non mi cosa. sentivo di partecipare con qualcos'altro, No, perché vabbè, magari... però comunque poi alla fine comunque è andata bene, nonostante Ma che Gerry sì, possa esatto, avere sono più o passato. meno diagnosticato, diciamo, è andata bene. Ma quindi ora come funziona? Dovrai fare una seconda performance? Eh no, perché lì tu passi e poi scelgono loro chi va in finale, anche altri che sono passati, anche con voti più alti di Ah, ok, quindi me, c'è un alla meccanismo un fine. po' diverso, anche perché in realtà, perdonami l'ignoranza, il programma lo conosco, ma non tanto bene il meccanismo, ok? Quindi allora quando ti ho visto passare, è passato, poi dicevo, È passato, ma dove? ma È dove, passato per cosa la deve fare porta. ora, no? Un po'. Infatti qui ti scrivono anche in chat, Simon, tu sì che vales, la Katia ti manda un Sì, saluto, ti saluta il Virardi, te lo dico che lo conosciamo entrambi, quindi dagli un saluto, almeno si calma l'ormone, forse, credo, no? Non lo so. vabbè, Quindi, comunque è stata un'esperienza, adesso ne farò ancora sicuramente altri capi ma da sì, ma altri con quella programmi. faccia te sai quante ne ha da fare ancora. Ma sì, Bello. io mi ritengo fortunato perché alla fine dico partecipo, tu sì che vale, mi iscrivo e vado, faccio quello che mi piace.
Ma E quello è infatti, il fatto. vabbè, ma è quello anche se mi riguarda, io scorsa settimana ci ho anche tenuto ad elogiarti per l'apertura del concorso del Mr. Trash and Chic, anche perché l'avevi fatta veramente molto bella. Mi era piaciuto anche Ho vinto qui veramente, Depeche Mode quella volta sì, di poi mi era piaciuto Grindside. davvero un sacco, te l'ho detto subito. Poi io non elemosino il complimento, a me quando mi piace una cosa so proprio come i napoletani, lo dico subito, ah bravo, 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 perché va sempre detto secondo me se uno è bravo o meno. Però siccome te fai parte anche tu, no, della movida notturna, quindi che vivi un po' le esperienze notturne, vorrei che insieme, no, un po' confrontarci anche fra me e te un po' anche su, diciamo, le esperienze moleste della vita notturna, perché chi un po' vive sul palco ci sono un po' preconcetti o concetti sbagliati, no, magari uno dice guarda, quello sicuramente piperà un sacco, ma in realtà poi uno lavora, quindi non può dare confidenza a Sì, ma ne ho tutti, no? sentite tantissime anche su di me, cioè. Però da te voglio farmi dire e farmi raccontare il tuo cliente più molesto, cioè quello, la serata in cui c'è stato proprio quello che non capiva una mazza e molestava senza dignità proprio. Ma succede spesso questa cosa. Allora, prenditi, fai tipo un giro della ruota, pesca un numerino e racconta Ma non, l'esperienza. guarda, non, vorrei dirne tanto, ma è meglio che sia sul generale. Allora, No, falla questa cosa una, cambiando anche i purtroppo. nomi, facciamo come le cose dei criminali, no? Cambia anche i nomi se vuoi. Sì, ma questo è da quando ho iniziato a fare questo lavoro, soprattutto non solo in discoteca, che in discoteca parte la manina, parte, cioè, io me ne sto tanto sul palco e me ne sto tanto in console perché, come dire, è un piccolo mondo protetto, una piccola campana. Appena tu stai in mezzo ai lupi, basta, ti si È il preservativo dei vocalist la console, secondo me. Proprio sì, detta. quella è la campana di vetro. E poi tu appena esci dalla campana di vetro, ma è bello anche così perché a me piace stare in mezzo alla gente, parlare con loro, scambiare un sorriso, scambiare una parola. Cioè, tu vivi per la gente e la gente. Cioè, ti applaude Certo. e ti dà l'incoraggiamento, tu sei lì per loro, quindi è bello anche Però, darsi, brutto capite? bastardello che non sei alto, non mi stai dicendo qual è stato il cliente più molesto, l'esperienza, cioè Cercavo di mi inviare, stai capito? girando intorno a un discorso, ma io ti ho fatto una domanda e qui pretendiamo una risposta. Ma guarda, molestato soprattutto dalle Là là. donne e Là là. soprattutto quando faccio le serate estive. Ah, Proprio ok. in discoteca sì, cioè passa via perché tanto dopo io inizio a bere quei 2 o 3 gin tonic che cammino a quattro zampe dopo, quindi Qui, mi accorgo neanche di quindi niente. va bene Mentre tutto. d'estate, che sono molto più sobrio, io lavoro quasi tutte le sere fino a fine settembre, non dico quasi tutte le sere, tutte le sere, Eccoci. è lì che parte un po' la molestia, soprattutto dalle donne, io le chiamo le MILF, Ah, ecco, e quindi quindi diciamo, quelle apprezzato dalle che MILF, hanno insomma, bella come dalle cosa. signore con esperienza, chiamiamole così. E Ecco, e te ti devi quindi lasciare da abbandonare. lì E te parte la prova questa molestia. esperienza, no? Scusa. Cosa? Ho detto, e tu prova questa esperienza, no? Io canto. E io canto, Scusa. brava, brava, Io brava. canto. Hai risposto benissimo. Ascolta, prima di lasciarci, Ma soprattutto quando mi domandano, ma tu cosa ci fai a queste donne? Io dico, niente. niente, infatti, quello è È bello. questo il trucco. Ah, non fare niente, quindi donne all'ascolto, uomini all'ascolto, se volete conquistare le vostre donne, delle MILF, mi raccomando, non fate niente. E ve lo consiglio il Niente, nostro perché Simon tu meno Biar. fai e più hai. E più non fai, più hai, mi piace come preconcetto. Guarda, allora non farò un cazzo nemmeno io, tanto qui si possono dire parolacce, se le vuoi dire. Però diciamo va bene così. Comunque, Simon, prima di lasciarci, devi sapere che il programma, il Boudoir, dà la possibilità ad ogni artista che passa di mandare a cagare qualcuno o qualcosa. Quindi tu, prima di uscire da qui, pensaci 2 secondi, proprio devi mandare a cagare in diretta qualcosa, qualcuno, Ma insomma. io te lo dico anche subito. Vai, lancia, ma me la devi dire proprio serio e cattivo. Ma che vadano a cagare tutti gli ipocriti e i bigotti di questo mondo, che li Ecci, odio. come, gli ipocriti e, cos'hai detto, gli ipocriti e? I bigotti
I bigotti, oh, questo mi piace, guarda, mi I becchi. bigotti, le odio, le bigotte, i bigotti. Sì, no, guarda, mi prendi sul vivo su questo discorso, devo dire. Io poi, Mamma che mia. ormai voglio, dopo, ormai voglio essere il padrone della parola pisellata, ormai mi sono cappottato con Veramente li questo. prenderei a pisellate tutti questi donne, Infatti, uomini, diciamolo, bigotti. pisellata, quando si sveglia la mattina almeno tutti sorriderebbero. Io sto dando questa meno guerre, più pisellate. Voglio passare proprio. Ma esatto, Voglio portiamo un fare. sorriso in giro e vaffanculo. Senti, ma quindi ora, prima di lasciarci ancora l'ultima domanda, dimmi un po', raccontami un po' per chi fosse all'ascolto, dove ti vediamo, il prossimo appuntamento più vicino o il Sì, appuntamento più intanto vi aspetto importante. nella mia pagina di Simon o Simon, dipende dalla pronuncia, con la Y. Simon, mi raccomando, SY, ragazzi, eh. Esatto, è nel mio canale YouTube e poi mi troverete sempre al Trash and Chic perché sono resident lì, Ok. nell'appuntamento del Veneto Trash and Quindi mi Chic. E raccomando. poi comunque nella pagina scriverò i miei prossimi appuntamenti. Ecco, quindi mi raccomando, seguite la pagina che così saprete vita, morte e miracoli di Simon B.I. Allora, Simon, un po' per lasciarci, io Assolutamente. ovviamente ho preso, diciamo, uno dei tuoi grandi successi sonori, Canterini, permettimi il termine, che già ti ho detto qual è, quindi vorrei che me la lanciassi tu proprio, tanto che sei un presentatore bravissimo, quindi autopresentati e autopromuoviti. Certo, allora tra tutte quelle tette, quei culi che vedrete nel video, è il shake and boom, si capisce che c'è anche un cantante ed è Simon B.I. e sono io e te la presento. Quindi ci ascoltiamo Simon B.I. e Shaken Boom. Simon, io ti ringrazio e ti mando un bacionissimo. Un bacio e sei sempre Meno meraviglioso al male. Trash and Chic che ti aspettiamo. Vai, mi raccomando, un bacione Simon, grazie ancora e ci Ciao, ascoltiamo la bacio. Ciao, ciao, ciao. musica. Ciao a tutti, ciao. This is your time, baby. This is your music. Shake it out, shake it out, shake it out. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out. Make it right, shake it right. Every day and night, oh my love, da, 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 da. You love to shake and boom.
questo era il bellissimo brano di Simon B. High, il Shake and Boom, che vi ricordo, come ci avete ricordato anche prima, il nostro Simon. Se volete trovarlo sui social Facebook, basta scrivere Simon, S-Y, mettete un bel mi piace alla pagina e seguite questo ragazzo, se no sul suo canale, anche YouTube, sempre scritto Simon B. High. Ma comunque,